L'udienza è importante, sì, su questo video che ho diffuso semplicemente perché sono rimasto sconvolto quella sera dall'intervento massiccio, no? Come sapete, il 15 gennaio, ormai 2 anni fa, intervennero ben 20 agenti in borghese e non a ristorante chiuso, a ristorante vuoto. Insomma, tutti sapevano che io avrei aperto. Ho sempre aperto rispettando le regole. Ho aperto in zona gialla a pranzo con la mascherina, col distanziamento, rispettando tutte le regole previste di PCM. E aprivo anche a cena per una necessità economica, chiaramente. C'erano affitti e mutui da pagare e aprivo rispettando le regole. Tante volte ho aperto i miei ristoranti e mai ho filmato ciò che accadeva perché intervenivano comunque sempre 2 o 3 vigili nel pieno rispetto delle norme. Nel pieno rispetto di quello che è il loro lavoro anche oggi nella nostra quotidianità, quindi a me va, da parte mia, sempre massima solidarietà per le forze dell'ordine, per quello che fanno, e grande rispetto. Quel giorno, 20 agenti, ristorante chiuso, chiaramente ho ritenuto un intervento inopportuno, inadeguato, e mi sono sentito di filmare chiaramente ciò che accadeva, anche perché di filmare quello che sarebbe accaduto quella sera e quindi eventuali comportamenti, a mio parere, sopra le righe da parte del governo, no? Che mandava questi agenti in giro per tutta Italia, no? A reprimere, no? Questi ristoratori, questi imprenditori, me l'è stato chiesto da tanti politici. E l'ho sostenuto chiaramente da Vittorio Sgarbi, da Matteo Salvini, dal centrodestra, no? Anche da Fratelli d'Italia, che oggi è al governo. Proprio Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno e attuale vicepremier, mi chiedeva di documentare e diffondere ciò che accadeva. Quindi, siccome io in quel momento ero anche in qualche modo, no, un esponente del popolo, ma mi stavo affacciando anche al mondo della politica nazionale, ho condiviso questo loro pensiero e ho pubblicato, insomma, sui miei profili, non soltanto sui miei profili, perché poi è un video che è diventato virale, ciò che è accaduto quella sera. Ma in quel periodo c'erano centinaia, migliaia di video, no, che riprendevano gli interventi delle forze dell'ordine che non facevano altro che fare il loro mestiere, è chiaro? La mia battaglia è sempre stata contro il governo e contro le restrizioni, che ritenevo inopportune e inadeguate perché appunto non c'era poi un corrispettivo economico per le imprese. Ricordiamo le oltre 20.000 aziende tra bar e ristoranti che hanno chiuso negli ultimi 2 anni nel nostro paese proprio per le problematiche relative al Covid.